Vado? Vadi. Senta, lei è stato sempre molto critico verso le istituzioni europee, ora chiede un voto per entrare nel Parlamento europeo. Qual è l'obiettivo di questa candidatura? L'obiettivo è uscire dall'Europa. Certo, per ottenere questo bisogna assolutamente portare avanti una nuova Europa, far capire che la BCE, le commissioni, le politiche liberal-massoniche, anticristiane e pro-gender sono una cosa del passato. Deve crearsi una forza patriottica radicale in Europa. Noi già l'abbiamo, l'APF, che è il partito che io presiedo e che ha già parlamentari appunto a Bruxelles, ma il nostro obiettivo è uscire dall'Europa, perché questa Europa non appartiene al nostro bagaglio culturale, non appartiene ai popoli europei, è qualcosa di profondamente differente e che è assolutamente contrario alle gloriose tradizioni di civiltà europea. Quindi chiederete se lei verrà eletto, il suo obiettivo sarà di portare l'Italia fuori dalle istituzioni europee? Portarla fuori da queste istituzioni europee. Noi abbiamo sempre avuto un'idea d'Europa, ma non può coincidere con questa Europa che sta rendendo i popoli sempre più poveri, sempre meno liberi, e quello che si intravede purtroppo dopo queste elezioni è un nuovo accordo PPE socialisti con qualche populista buono, come loro lo definirebbero, e quindi le cose continueranno come prima. Ma la nostra è una forza radicale, una forza rivoluzionaria che vuole il vero cambiamento e non si accontenta delle parole che tanti esponenti di altri partiti in questo momento dicono, ma che non significano fatti nuovi. Grazie. Siri sta sempre più mettendo in crisi il governo, da qualche ora fa insomma scricchiola di brutto. La vostra posizione? La nostra posizione è che chiunque abbia a che fare con cose non chiare, in particolar modo queste cose non chiare nel meridione d'Italia, in particolar modo in Sicilia, debba assolutamente dimettersi. Purtroppo questa non è una cosa nuova. Se andiamo a vedere, oggi ci sono arresti un po' dappertutto, in Lombardia, a Palermo, ed è la politica sotto attacco, ma è sotto attacco perché mantiene dei collegamenti con associazioni a delinquere, con gruppi mafiosi, e questo per uno Stato come noi lo concepiamo è assolutamente inaccettabile. Ultima battuta, Maiorca, che ce l'ha al suo fianco sinistro. È il vostro candidato per l'Umbria, giusto? Anzi, per la circoscrizione? Per la circoscrizione centro, è un'istituzione non solamente per Forza Nuova, ma anche per la città di Perugia. È una politica, una sua visione del mondo che è esattamente la nostra, e pertanto lo portiamo a spalla in queste situazioni, proprio perché crediamo che sia il candidato giusto.